Anche oggi i lavoratori di Forte sono davanti alla presenza della Regione Siciliana perché chiedono di sapere che fine faranno dopo l'eventuale futuro fallimento della società Meridia SRL, la titolare del marchio Forte. E dopo diversi mesi di battaglie da parte di questi lavoratori, ad oggi abbiamo un'unica certezza: questa azienda probabilmente andrà a morire e non possiamo permetterci il lusso di perdere questi posti di lavoro. Quindi diventa fondamentale, diventa importante chiedere un aiuto alla politica. Deve essere la politica a trovare una soluzione reale e concreta affinché mantenga il livello occupazionale in Sicilia. Noi siamo dipendenti della ditta Forte. In 10 mesi siamo stati pagati soltanto per 4 mesi. Non abbiamo nessuna garanzia sul futuro. Il partner che ci fornisce la merce, Todis, promette di acquisirci, però al momento non c'è nessun riscontro praticamente su una possibile acquisizione. Noi siamo qui per manifestare il nostro disagio economico, che va avanti già da parecchio tempo, dal 2019. Molti di noi, come ad esempio io, che sono salumiere, non percepisco neanche la cassa integrazione, perché comunque con i licenziamenti che ci sono stati di massa, i commissari da noi vogliono che svolgiamo il nostro lavoro per 40 ore, per cui non possiamo rientrare nemmeno ad avere la cassa integrazione. Noi siamo lavoratori, noi siamo persone che abbiamo versato i contributi e chiedono di essere ascoltate dalle istituzioni. Noi ce la mettiamo tutto, però chiediamo gentilmente, con tutto il cuore, con tutta l'anima, un aiuto per poter andare avanti. Allora, ho appena incontrato il capo di gabinetto, il presidente della regione, devo dire che ho riscontrato una buona sensibilità. Venerdì incontreremo il vicepresidente della regione con delega al bilancio e all'economia, vediamo di interfacciarci con il MISE, perché è chiaro che un ente come questo, Forte, commissariato da gennaio, con stipendi non pagati da aprile, non può continuare in queste condizioni.